Grazie Paolo, ringrazio ovviamente Ente Fiera, ringrazio Federalimentare, il Presidente Vacondio per questo invito e tutti i relatori per le tante cose, tanti temi che sono stati toccati. Io penso che sia un bellissimo segnale che ripartano le fiere in presenza, riparta l'organizzazione di eventi dove i prodotti italiani vengono mostrati ai consumatori e che si riparta dall'agroalimentare, che no, non lo dico perché faccio il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, ma è sicuramente il settore più importante del paese. In realtà lo dico perché faccio il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, ovviamente. E quindi è molto bello essere qui fisicamente, poter discutere di temi rilevantissimi. E ringrazio l'amico Paolo De Castro per aver condotto i lavori questa mattina, ma lo ringrazio anche per il grandissimo lavoro che abbiamo fatto nella fase delicatissima delle trattative sulla PAC post 2020. Se qualcuno mi chiede se abbiamo l'ho detto spesso in queste settimane, se abbiamo ritenuto il risultato migliore, dico no, abbiamo ottenuto il miglior risultato possibile. Con il difficile equilibrio tra Parlamento, Consiglio, Commissione, con il difficile equilibrio che Paolo ha raggiunto nel Parlamento, perché anche lì non era scontato, con una buona compattezza del Consiglio su alcuni temi che sono sfidanti per il nostro settore e per un settore così importante che è trainante per l'economia complessiva del Paese. Io dico sempre che non c'è sostenibilità ambientale possibile se non c'è anche sostenibilità economica e non c'è sostenibilità sociale. Credo che il carnet di opportunità che la nuova PAC offre, sommata al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, risorse che per l'agroalimentare sono ingenti in quel piano, possano consentire alle imprese di fare quel passaggio di sostenibilità così importante. Ma vorrei tornare però in pochi minuti ai temi che si sono dibattuti questa mattina. Guardo il Presidente Baldrighi, perché io sono stato ospite a Grosseto all'Assemblea annuale di Origin, e in quella sede avevo fatto un piccolo esempio rispetto a un tema, lo semplifico. Tutti noi sappiamo che cos'è un panino di prosciutto e formaggio, no? Ora, per la maggior parte dei consumatori europei o di altri paesi, un panino di prosciutto e formaggio è un panino di prosciutto e formaggio. Per noi il prosciutto può essere prosciutto di Parma, prosciutto cotto o crudo, può essere di Parma, di Norcia, di Sauris, di San Daniele, e il formaggio può essere... potrei fare un elenco di 50 soltanto dopo IGP di formaggi, dal provolone al gorgonzola, al parmigiano reggiano, al grana padano. La prima cosa che, secondo me, sono necessarie due considerazioni. La prima, dobbiamo avere maggiore consapevolezza di ciò che abbiamo, e troppo spesso non ci rendiamo conto del tesoro agroalimentare che abbiamo nel nostro paese, e lo dico come sistema paese. E la seconda cosa che dobbiamo fare è non sederci sugli allori e non dare per scontato ciò. Perché vi sono due elementi che mi preoccupano. Il primo, abbiamo una popolazione mondiale in fortissima crescita. È vero che la demografia dell'Italia è in calo, bisogna fare di più per la famiglia, abbiamo fatto il Family Act, abbiamo fatto l'assegno unico, so bene quanto consuma un figlio, avendone tre che mi dissanguano mensilmente. La popolazione mondiale in crescita, il cambiamento climatico ci dice che nei prossimi 30 anni avremo sempre meno terre da cui produrre, per l'innalzamento dei livelli dei mari da un lato, per un cambiamento climatico che porta ad avere climi che oggi abbiamo ad alcune altitudini che saranno più in alto rispetto a oggi. Molti produttori, soprattutto di vino, stanno già pensando a come spostare
verso la collina le proprie produzioni. Avremo grandi momenti di siccità, calamità naturali che si susseguono con una frequenza ormai inaccettabile. E quindi da un lato più, permettetemi, bocche da sfamare, da un lato sempre meno possibilità di prodotti della nostra terra, prodotti naturali. Il rischio quindi qual è? È l'omologazione, il cibo come commodity, il cibo sintetico. E questo è il primo elemento di rischio da cui dobbiamo uscire. Il secondo elemento è che se noi guardiamo i dati che sono stati ben descritti sia da Mauro Rosati che da Nomisma, vediamo qual è la ricchezza delle nostre produzioni, che come diceva benissimo Auricchio, non sono soltanto cibo, ma rappresentano la cultura, la tradizione, la distintività, l'eccellenza dei nostri, delle nostre terre, delle nostre comunità. L'Italia è un paese che è nato dall'unione dei comuni e in ogni comune c'è almeno un carnet di 5 prodotti tipici di eccellenza che vengono prodotti esclusivamente lì e che se ti sposti di 10 km quel prodotto simile ma è già molto diverso. Questa cosa ce l'abbiamo solo noi, per la nostra storia. Questo crea valore aggiunto, questo crea ricchezza e capacità di penetrazione in mercati ricchi. È chiaro che sta cosa fa gola. È evidente che c'è un tentativo, di cui il Nutri-Score è una parte, ma non il tutto, di limitare questa nostra capacità di penetrazione in mercati che ci consentono di ottenere un valore aggiunto elevato. Dopodiché dobbiamo essere bravi a fare sistema. Io sono contento che su certi temi riusciamo a mettere assieme tutta la filiera, dai produttori, ai trasformatori, la grande distribuzione. Non sempre è così. E non sempre c'è una unica parte debole. È vero che molto spesso i produttori sono la parte più debole. Non è sempre così. Io penso che ci siano, oggi dobbiamo avere la capacità di lavorare davvero come sistema paese, perché altrimenti perdiamo un treno che passa oggi e che non passerà più. Oggi abbiamo risorse, abbiamo una condizione probabilmente politica che ci consente di fare alcune cose che nella normalità non sarebbero possibili. Abbiamo avuto una stagione che io mi auguro sia alle spalle, che ha messo in luce le fragilità dei nostri sistemi produttivi, ma ha messo in luce anche le grandi capacità che abbiamo di, non mi piace la parola resilienza, io sono un ingegnere, uso la parola resilienza nei materiali da molti anni, secondo me oggi c'è veramente un abuso di questa parola, però è effettivamente la parola che meglio descrive la risposta che alcuni sistemi produttivi hanno dato alla pandemia. Si sono dimostrati resilienti, abbiamo visto invece dove eravamo fragili, abbiamo visto quanto bisogno c'è di capitalizzazione nelle imprese, di patrimonializzazione e da qui l'aiuto della finanza. Abbiamo visto che non sempre la dimensione aziendale, che è molto criticata perché piccola nel nostro paese, è un limite. Perché se c'è una filiera che funziona, o nell'agroalimentare, laddove i consorzi riescono a tutelare tutti i propri associati, i propri soci, lì la dimensione non è un problema. Diventa la dimensione micro quando si è soli. E allora non è detto che la crescita o l'accorpamento sia l'unica strada. Io penso che aver inserito una parte importante di risorse nel fondo complementare per il sostegno alle filiere, quindi per i contratti di filiera, sia stata un'azione giusta. Perché non stimolerà l'accorpamento, ma stimolerà
il contratto di filiera che tiene dentro anche la microazienda. Noi, dicevo, non dobbiamo dare per scontato ciò che abbiamo, perché appunto ogni giorno nei dialoghi europei lo vediamo, alcune delle nostre sistemi produttivi sono sostanzialmente sotto attacco. Noto però che grazie al lavoro di squadra che abbiamo fatto alcune cose stanno cambiando. Oggi penso, intanto segnalo con grande piacere le parole di Francesco Pugliese, del Cavalier Pugliese, che ho avuto il pregio di nominare cavaliere nella mia precedente esperienza da Ministro dello Sviluppo Economico. Credo molto nel sistema di etichettatura a batteria, il Nutrinform Battery, perché è un sistema che fa informazione, è un sistema che dice al consumatore in modo asettico e scientifico che cosa contiene ciò che sta per acquistare. Non è un sistema di condizionamento, che è cosa che invece è il Nutri-Score, che ha un grande vantaggio. Guarda, il semaforo ha un significato immediato per tutti, no? Grazie a Dio, altrimenti ci sarebbero ogni giorno migliaia di morti ai semafori se non avessimo immediatamente la contezza di cosa significa giallo, verde, rosso. E però non ci dice cosa in realtà... cioè, il concetto di pagella al cibo è un concetto sbagliato, così come la strategia One Health, condivisibilissima per molti aspetti, ma è vero che c'è un'unica salute, ma non c'è un'unica strada per raggiungere la salute. Non è che devo eliminare le proteine animali per essere sano, devo consumare proteine animali in modo consapevole. Io lo dico sempre, ho perso 25 kg con la dieta mediterranea in 6 mesi, equilibrando ciò che stavo mangiando ed evitando di mangiare una volta sola a mezzanotte. E allora è la capacità che abbiamo di fare delle scelte consapevoli in come ci nutriamo che ci consente di vivere in modo sano. Quindi non c'è una pagella da dare ai cibi. Possiamo ragionare in termini di qualità. E allora sì che c'è il grande valore, no, delle DOP e delle IGP. Possiamo ragionare in termini di distintività, ma non di pagella. E allora dicevo che c'è una... Grazie appunto al dialogo che abbiamo potuto fare in questi mesi, anche grazie assieme a Paolo, io ho la sensazione che quel progetto... ne parleremo anche pomeriggio, si stia dissolvendo e credo che ci sono le condizioni perché altri stati membri, la Spagna, credo la Slovenia, probabilmente altri ancora, supporteranno la nostra posizione di contrarietà a quel sistema, che deve partire e deve partire rapidamente. Io non ho più la competenza rispetto a ciò che abbiamo potuto fare come Ministero dello Sviluppo Economico al tempo, perché era stato il capofila del Ministero dello Sviluppo Economico a notificare il sistema a batteria. Bisogna portarlo avanti rapidamente per vedere l'effetto che fa, ma io vedo che nei consumatori c'è una grande sensibilità su diversi temi. Il sapere, avere informazioni su cosa stanno mangiando, il sapere dove è fatto quel prodotto, se è un prodotto sostenibile, e quel marchio giallo, quel marchio rosso dopo IGP viene molto visto. Questo crea valore. Questa sensibilità dobbiamo in qualche modo cavalcarla. Dobbiamo essere in grado di dare soddisfazione ad un consumatore che è sempre più esigente, ma che riconosce il valore delle produzioni italiane. Momenti come questo di confronto sono fondamentali per capire anche dove dobbiamo migliorare. Penso che soprattutto nell'ultima mezz'ora alcune proposte
sono state fatte, sono considerazioni di grande interesse. Io riconosco il valore dell'agroalimentare italiano e lo sto, vedo che tutto il governo si rende perfettamente conto del sostegno che a questo settore dobbiamo dare, perché ha oggettivamente grandi opportunità e sfide davanti e grandi pericoli da schivare. Prima citavo la questione delle calamità naturali, è un tema che non possiamo non affrontare rispetto all'esigenza di tutelare il reddito dei produttori, che non può essere più ormai semplicemente il ti indennizzo quando hai una calamità, perché quella calamità ha una costante che ormai diventa ingestibile come evento eccezionale. Dobbiamo trovare sistemi di protezione del reddito dei produttori, perché se non facciamo questo rischiamo l'abbandono delle campagne, l'abbandono dei terreni, e questo ovviamente mette a rischio anche la capacità dell'industria della trasformazione, poi di avere certezza di reperimento del prodotto nei momenti in cui quel prodotto serve. Quindi c'è grande consapevolezza da parte nostra dell'esigenza di investire, non di spendere le risorse che abbiamo, che ci sono. Stiamo costruendo il piano strategico nazionale sulla nuova PAC, ascoltando le categorie, ascoltando le esigenze di tutto il settore, con la consapevolezza che oggi il tempo del contributo a pioggia è finito, dobbiamo essere in grado di fare delle scelte che altri paesi hanno fatto prima di noi, ma che se noi non facciamo oggi rischiamo di condannare alla marginalità e al provincialismo invece quei prodotti così distintivi che rappresentano la nostra cultura e le nostre tradizioni che ho citato all'inizio. Grazie.